Salve a tutti, noi siamo le ragazze del Book Blog e oggi faremo un'intervista al cantautore e allo scrittore Giuseppe Festa, autore del libro 100 passi per volare, della casa editrice Salani. La realtà in cui viviamo è dominata dal potere delle immagini e gli altri sensi vengono messi in secondo piano. Lei però, durante il libro 100 passi per volare, dà loro molta importanza. Come mai questa scelta? Allora, il libro è nato in seguito all'incontro con un ragazzo, con un ragazzino non vedente, e lui veramente mi ha insegnato come può essere importante percepire la natura con gli altri sensi. Addirittura pensa che mi sono messo in testa di scrivere il libro senza utilizzare descrizioni legate alla vista, ma solo agli altri sensi. E per farlo ho anche passato del tempo nel bosco a occhi bendati. Ovviamente non ho acquisito la sua grande capacità di percepire l'ambiente con gli altri sensi, però questo mi è bastato per recuperare un po' di quei sensi dimenticati che tutti abbiamo e che dovremmo sfruttare di più. Per cui per me scrivere questo libro è stato anche un dono. Raccontando la storia di Lucio, che è comunque un ragazzo non vedente, qual è il messaggio che vorrebbe arrivasse ai lettori e su cosa dovrebbe far riflettere la storia? Dovrebbe far riflettere sul fatto che ognuno ha delle fragilità, anche Lucio ne ha, però non le accetta, infatti Lucio nel libro non vuole aiuto da nessuno, perché lui si sente giustamente un ragazzo. Prima di tutto, invece si rende conto che le persone vedono prima il cieco e poi il ragazzo, per cui la sua reazione è di non voler nessun tipo di aiuto da nessuno, e questo ovviamente lo mette anche in difficoltà, perché vuol fare delle cose che anche delle persone che ci vedono, diciamo, non riuscirebbero a fare. Durante il racconto, Chiara, che è una sua nuova amica, che è una ragazza che ci vede benissimo ma che ha altrettante fragilità, come tutti ne abbiamo, gli fa comprendere che accettare le proprie fragilità non è un segno di debolezza, ma anzi ci può anche far volare, e questo è quello che riesce a fare Lucio poi. Qual è il motivo per cui nei suoi libri è fortemente presente la natura? Allora, forse uno dei motivi è perché sono nato a Milano, il luogo dove la natura proprio non c'è, e quindi mi è mancata. Mi è mancata soprattutto perché poi, durante i weekend e l'estate, in realtà io andavo a trovare i nonni che abitavano veramente in mezzo ai boschi, per cui vivevo questa mancanza della natura ancora in modo maggiore quando poi tornavo in città. E quindi questa mia passione per la natura e per gli animali poi evidentemente ce l'ho messa dentro nei libri e nelle canzoni anche. Vista la sua carriera di cantautore, non è che ci potrebbe suonare un pezzo di un brano? Va bene, ok. Allora, vi canto un estratto, diciamo, da un brano ispirato al mio primo libro, Il passaggio dell'orso, che racconta proprio di un orso stanco di dover continuamente scegliere tra fuggire o morire di fronte all'avanzata dell'uomo. Vi canto solo la strofa e il ritornello. Il vento consegna messaggi segreti sfiorando la pelle del lago. Corvi lucenti volteggiano neri nel cielo spezzando i sospiri di maggio. Dal riparo che ho scelto respiro la valle che freme di verde smeraldo. All'orizzonte le nuvole avide abbracciano il sole alla fine del giorno. Quando gli occhi brillanti sospesi nel cielo galleggiano su un mare nero, vedo una lama di luce che taglia in due il bosco, un odore che già conosco. Verso l'alto passaggio un sentiero nascosto ora forse mi porterà in salvo, ma sono stanco di questo fuggire o morire che sempre accompagna il mio passo. Ok, grazie mille, noi non possiamo che ringraziarti per appunto il tuo tempo libero, cioè per averci dato un po' del tuo tempo libero, e noi vi salutiamo alla prossima.